E anche durante la pandemia hanno continuato ad assistere i malati terminali di cancro. Sono i volontari dell'ANT di Taranto. Il lavoro a Taranto è troppo per i medici, infermieri e psicologi dell'ANT, Associazione Nazionale Tumori, che assistono i pazienti terminali a domicilio. Sono sempre di più i malati che hanno finito il ciclo di cura e vengono dimessi con una diagnosi terminale. Neanche il Covid li ha fermati, anzi hanno dovuto lavorare di più. Oltre 2.500 le persone assistite nella pandemia e negli ultimi anni purtroppo si è abbassata l'età dei pazienti. Prima erano quasi tutti i pazienti geriatrici. Con qualche puntata, ora invece più frequentemente stiamo vedendo pazienti giovani sulla quarantina d'anni, anche meno, 30-35, in qualche caso purtroppo sono anche bambini e lì è un impatto molto più particolare. Un lavoro più impattante dal punto di vista psicologico per l'equipe dell'ANT, che si prende cura non solo dei pazienti ma anche delle loro famiglie, che hanno bisogno di essere guidate nei bisogni più pratici, evitando le lungaggini burocratiche. Con il progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud, partito a luglio 2019, è stata creata una rete unica contro il cancro. Noi lavoriamo come un reparto ospedaliero, solo in maniera molto allargata a domicilio, quindi su tutta la provincia. C'è il giro degli infermieri con i prelievi, le terapie, il giro dei medici. Noi in un anno facciamo quasi 800 nuovi ingressi nel nostro reparto.